Leo, il camioncino curioso e il trattore. Finita l'estate, siamo in autunno. I meli hanno maturato i loro frutti, le mele. Guardate quante ce ne sono! Sono buonissime e ottime per la nostra salute. Lifty, il carrello elevatore, ha portato un'altra cassetta vuota. È tempo della raccolta delle mele, anche per i robot, che si divertono a riempire le cassette. Scuotendo l'albero cadono i frutti più maturi, ma non sempre così divertente. E il robot blu vuole fermare il suo compagno a... Troppo tardi! Non trovate piacevole essere in mezzo a una montagna di mele succose e profumate? E ora? Il carrello è pieno. Qualcuno lo deve portare via. Ciao, Leo! Anche tu non puoi trainare un carrello. Come facciamo? È colmo di mele. Ah, tu hai sempre una soluzione! Due ruote grandi e due piccole. Sospettiamo che sia un trattore. Un robusto telaio? Questo cos'è? Sì, l'asse per le ruote anteriori. O un potente motore! Due grandi parafanghi sono giusti per le ruote posteriori. Ecco le quattro ruote. Le più piccole davanti e le più grandi dietro. Bellissimo! Presto, inseriamo il volante. Poi la leva per cambiare le marce. Il sedile. E infine i fari. E abbiamo un potente trattore. Evviva! Cosa c'è, Leo? Ah, manca il tubo di scarico dei fumi del motore. Pensi di trovarlo qui, al parco giochi? Cerchiamolo insieme. Qui ci sono dei tubi. Cerchiamo di capire. No, questo è giusto per una nave. No, è di un'automobile. Eccolo! Andiamo a montarlo sul nostro bellissimo trattore. Si muove! Che meraviglia! E che potenza! Guardate, hai il gancio per trainare il carrello. Urrà, trattore! Sei forte! Pensate quante torte di mele! La marmellata! Buonissima! Ma anche coglierle dalla pianta e mangiarle! È bellissimo! Evviva le mele! Alla prossima puntata! Leo, il camioncino curioso. Raccogliamo la paglia lasciata dalla Mieti Trebbiatrice. Correre, correre! Qui i robot possono correre perché il grano è già stato raccolto e sono rimaste queste lunghe strisce di paglia. Ops! Max, Leo, Lifty, tutti in fila.
Sì. Salute, Lifty. Si stanno inventando qualcosa. Ehi, amici, volete fare una gara? Una gara? Prontissimi! Molto bene! Allora, pronti? Via! I robot sono partiti! Ma Max! Oh, oh, oh! Non è divertente! Aiutatemi! Tutti insieme! Su, 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 su! Niente, troppo pesante. La terra ha ceduto perché è bagnata. Lifty, forse riesci ad alzarlo. Evviva! Ma noi siamo venuti qui a raccogliere la paglia. Oh! Sì, la paglia che resta dopo la trebbiatura è molto utile, ma come la raccogliamo? Leo rassicura i robot. Sa come fare! E noi, qualunque cosa abbia portato, la assembliamo insieme, bambini. Raccoglie la paglia? Un rotolo di paglia? Allora questa è la camera dove arrotolare la paglia. Questo è un cilindro che, girando, arrotola la paglia. L'altra metà della camera, tutta rossa. Il telaio che la sostiene, celeste con parti gialle. Nel bocchettone giallo inseriamo il cilindro viola con i denti, chiamati rebbi, che girando raccoglieranno la paglia. Ed ecco le ruote. Ah, il timone! E le luci posteriori. E questa è una rotopressa. Pressa la paglia in grandi rotoli. Andiamo, è pronta! Non ancora, Max. Eh già, c'è un timone e quindi... Ma deve essere trainata! Il robot blu ha un'idea. Trainiamola noi! Serve un veicolo potente. Non contate su di me, eh? Venite con me. Ciao, Lea. Salve. Hai un veicolo per trainare una rotopressa? Vi faccio vedere. Venite. Un camion movimento terra? No. Una mietitrebbiatrice? No. E nemmeno il camion delle pulizie. Ecco cosa ci vuole. Oh! Il trattore! È l'ideale! Il robot rosso è già alla guida e allora attacchiamo la rotopressa. È pesante. Provaci ancora, robot blu. Bravissimo! Non lascia un filo di paglia. Il cilindro viola raccoglie la paglia che viene pressata ed escono questi grossi rotoli. La paglia è lo stelo secco del grano ed è un buon letto per animali. Ci facciamo la carta, gli imballaggi, i cappelli. Io ora ci voglio giocare! Una torre di rotoli di fieno. A che giochiamo? Giochiamo a nascondino! Io comincio a contare! Uno,
tre. Presto, robot! Nascondetevi! Quattro. Cinque. Eccomi! Oh no! Ma... Max, scoperto! Ehi, robot! Non è la vostra lettiera! La prossima puntata continueremo a giocare! Ciao, amici! Leo, il camioncino curioso. Un tunnel troppo piccolo. Un cavolo a cappuccio, detto anche cavolo a palla, tanto che i robot ci giocano a palla. Fine dei giochi, dobbiamo raccogliere la verdura. Le cassette sono pronte per essere riempite di carote e anche di barbabietole rosse. Lifty riempie una cassetta di cavoli, il robot blu quella delle carote rosse. Il robot rosso aiuta Lifty. Robot blu raccoglie le carote. Ma i robot sono stanchi e... No! Non ce la facciamo da soli! Ci sono tanti ortaggi ancora da raccogliere! Serve un aiuto! È vero! Oggi ci sono delle macchine che aiutano nei lavori dei campi. Vediamo cosa trovano i nostri amici. Questa raccoglitrice... Cambiando la testata, raccoglie ortaggi. Vieni, Leo! Sto arrivando! Leo ha portato una nuova testata per la raccoglitrice. Fantastica! Questa macchina agricola verrà utilizzata per estrarre gli ortaggi dal terreno. Ci vediamo nell'azienda agricola! Il robot rosso si è messo alla guida. Ma sulla loro strada c'è un tunnel. Attenzione, robot rosso! Oh. Ops! La raccoglitrice è troppo alta e troppo grande! Non ci sono altre strade, come facciamo? Il robot prova ad accelerare. Fermati a una macchina agricola troppo grande! Che succede? Vi serve una mano? Il tunnel è troppo stretto. La raccoglitrice non passa. Oh, con la mia benna posso allargarlo subito! Aspetta, è un tunnel molto lungo! Dovresti scavare per almeno una settimana. Ah! Tiriamo indietro la raccoglitrice, si è incastrata! Max non ci riesce. Lifty lo aiuta, ma non ce la fanno. Lea, spingi verso di noi! Sta muovendo! Ancora! Ancora! Sì! Evviva! La macchina agricola è fuori.
Ma come facciamo a portarla oltre il tunnel? Ops! Smontiamola! La grande raccoglitrice viene smontata in piccole parti per passare attraverso il tunnel. La testata, i quattro fari, i cristalli, volante e sedile, le quattro ruote. E ora portiamo i pezzi dall'altra parte. I robot viola e celeste stanno aspettando e... Ecco la prima parte della raccoglitrice. E con Leo, Lea e il robot rosso abbiamo tutti i pezzi. Rimontiamoli. I quattro fari. Volante e sedile. I cristalli. Le quattro ruote. La testata e il tubo da dove escono gli ortaggi. Sì! È completa! Al lavoro! Raccogliamo le carote. Pronto, Leo? Fantastico! Le macchine sono un grande aiuto in campagna. Le carote cadono pulite nel cassone di Leo. Tocca a me, è pieno! Leo se ne va con il cassone pieno di carote e Lea trasporterà le barbabietole rosse. Wow! Un'intera montagna di verdure! E un'altra! Quanti ortaggi! Carote, barbabietole e cavoli! Bene, il raccolto è finito! Andiamo a giocare! Sì! Ma... Già, chi le porta al mercato? A presto, con Leo!